Radio Nostalgia ed Emozioni a Colori.it presentano Mangio Meglio con Simona Perseo. Buongiorno, ben ritrovati, buona estate, no dai, l'estate è ancora lontana, però si respira già quest'aria, cioè sarà che manca proprio un mese oramai al vero calore, quello che ti prende e che ti porta via. Io non sono pronto per l'estate, Simo, si vede, vero? Non sono ancora pronto. Non sei proprio ancora in forma. No, non c'ho il peso forma che serve per presentarsi sulla spiaggia. Buongiorno, io sono Andrea Secci, con me, come sempre, come ogni martedì a quest'ora, c'è la dottoressa Simona Perseo, pronta a spiegarci, proprio tornando al ponte che ho fatto poc'anzi, come arrivare in spiaggia con il peso forma giusto. Buongiorno Simona. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora, parliamo, questa settimana parliamo di peso ideale e di peso forma. Allora, Simo, intanto ti devo chiedere una cosa. Mi ha gasato una marea leggendo il post che pochi minuti fa è stato pubblicato su emozioniacolori.it, la definizione BMI, ma ne parliamo dopo, dai, ne parliamo dopo. Non me la tenevo. Va bene, intanto parliamo di peso ideale e di peso forma. Questo perché? Allora, molti pazienti mi chiedono spesso: quanti chili riuscirò a dimagrire? In quanto tempo li perderò? Riuscirò a raggiungere il mio peso ideale? Allora, bene, esiste una differenza. Allora, il peso ideale, per definizione, è un peso che viene ottenuto tramite un calcolo delle formule matematiche, quindi è un peso che troviamo sui libri di scienza della nutrizione. Il peso forma, invece, è quel peso che ci fa stare bene, cioè fa stare bene il nostro corpo, ci fa sentire in salute, ci fa stare bene con noi stessi e ci predispone anche meno a tutte quelle malattie che sono legate al sovrappeso. Per cui noi dobbiamo sempre pensare al peso forma, non al peso ideale, come peso ragionevole da poter raggiungere quando intraprendiamo una dieta dimagrante. Volevi sapere stavo guardando la storia del BMI, dicevo 16,5 grave magrezza, e te credo, cioè se uno pesa 16 grammi e mezzo, 16 kg e mezzo, è normale che è magro, ma quando ho letto 40 obesità classe 3 ho detto: allora io non sono obeso, sono straobeso. Poi invece ho capito che non sono chili quelli. No, allora il BMI Body Mass Index, quindi indice di massa corporea, è un numero che viene molto utilizzato dai nutrizionisti e è fondamentale quando si appunto riceve un paziente nel proprio studio. È un numero che si ottiene, dicevo, calcolando il rapporto del peso del paziente espresso in chili con l'altezza espressa in metri elevata al quadrato. Quindi praticamente viene questo numero. Quando questo numero, come dicevi te, è sotto 16,5, si parlerà di grave magrezza. Quando è sopra 40 di obesità di classe terza, quindi grave obesità, il normo peso si ha fra 20 e 24,9 e diciamo da 25 in su si parla di sovrappeso più o meno grave. Quindi c'è tipo un teorema di Pitagora, cioè praticamente un parametro importante per calcolare il peso forma è l'indice di massa corporeo BMI, che si ottiene dividendo il dato del peso in chili per il quadrato all'altezza in metri. Sembra prendi l'angolo A, lo dividi per l'angolo B. Vabbè, è bella storia. Però ecco, tornando al discorso di prima, non è l'unico dato importante, perché una persona in sovrappeso, come dicevo prima, bisogna considerarla sotto molti aspetti. Quindi dal BMI sicuramente è un dato che interessa, però anche molto importante da considerare è la corporatura. E quindi si parlerà di corporatura brevilinea, longilinea o normolinea, quindi a seconda della ossatura che viene misurata, praticamente prendendo la misura del polso destro. E poi altra valutazione che bisogna fare chiaramente è l'età, il sesso, quindi maschi e femmine hanno dei pesi ideali diversi, e poi chiaramente anche lo stile di vita, quindi se si fa attività sportiva oppure se ci si trova anche in un momento di particolare difficoltà
difficoltà emotiva e magari non si riesce a seguire una dieta troppo drastica. Quindi, come vedete, il fare una dieta, prescrivere una dieta, bisogna tener conto di tante, certo, tante componenti. Ricordiamo chi ci sta ascoltando che questi sono dei consigli. Se poi invece dovete arrivare con il peso forma ben preciso in spiaggia, dovete contattare la nostra dottoressa Simona Perseo al 335 70 60 107. La dottoressa Simona Perseo vi aspetta nei suoi studi di Forte dei Marmi e di Viareggio. Se volete fissare un appuntamento, vi ripeto il numero di telefono: 335 70 60 107, oppure potete mandare una mail a simonaperseo@emozioniacolori.it. Bene, allora possiamo concludere qua e sì, se qualcuno vuole farmi delle domande può anche mandarmi una mail. Sì, o un SMS che comunque vi ricordiamo è sempre attivo, 338-6360-114. La settimana scorsa ci hanno detto non avete dato la mail, quindi hanno telefonato in tanti qua in radio, gliel'abbiamo data noi. Ve la ripeto ancora una volta lentamente, simonaperseo@emozioniacolori.it. Ora molti diranno che cos'è l'et e la chiocciolina. Ok, dai, finiamola qua, se no stiamo tre giorni a parlare e il tempo è finito. Simo, io ti ringrazio, ci vediamo qua tra 7 giorni su emozioniacolori.it, su radionostalgia.fm e sui canali di YouTube. Grazie a tutti, ciao. Io saluto tutti, alla prossima settimana, ciao. Radio Nostalgia vi ha presentato Mangio Meglio, appuntamento tra 7 giorni.